scopo qua è di smontare le tesi, perché io di professione, voi pensate che io faccia lo showman televisivo, mi hanno cacciato dalla televisione da 3 anni, mi ripetono ma non mi rifanno più nuovi contratti. Io di mestiere vero faccio l'antropologo culturale, cioè studio le abitudini delle tribù senza esprimere un giudizio di merito, perché a una tribù mangia missionari bergamaschi lessi, l'altra tribù mangia missionari bresciani a Rosto. Ognuno segue le proprie tradizioni, cioè la propria cultura gastronomica, non sono in grado io di intervenire sulle scelte specifiche. Quello che mi serve come scopo per il mio lavoro è di raccogliere degli elementi, tentare di classificarli e capire le meccaniche psicologiche che ci sono dietro. E lì inizia lo spariglio immediatamente. Esiste in tutta la storia delle arti, dalla metà del XIX secolo ad oggi, cioè dal momento dell'esposizione dei grandi salon parigini, una costante relazione dialettica fra arte ufficiale e arte alternativa. Voi penserete subito, stiamo parlando dell'arte alternativa? No, l'arte ufficiale è quella che viene riconosciuta dalle istituzioni, l'arte alternativa è quella che le istituzioni non riconoscono. Allora, se un linguaggio viene riconosciuto dalla Fondazione Cartier, se viene riconosciuto dal grande mercato, dal martelletto che sancisce l'opera d'arte da Sotheby's a Christie's a New York, se la serissima Fondazione della Banca di Verona se ne occupa, la risposta è pubblica: è arte alternativa o è arte ufficiale? È arte ufficiale. Noi oggi stiamo parlando del graffitismo diventato arte ufficiale, questo è interessante, e dobbiamo considerare contemporaneamente che esiste invece in dialettica alternativa da qualche parte, se mai esiste, ma io reputo che possa esistere, un'arte alternativa che ufficiale non è. Questa dialettica fra l'ufficiale e non ufficiale è stabile nella cultura delle arti. Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare tanti anni fa, avevo 19-20 anni, ero un giovane studente universitario e ero il provinciale. Io sono alsaziano, cioè solo i cuneesi sono più provinciali degli alsaziani. Neanche i ticinesi riescono ad essere provinciali come l'alsaziano. Ero proprio un ragazzo di provincia. Arrivai a Milano e divenni amico di una ragazza i cui genitori erano influenti signori che lavoravano nelle Nazioni Unite, molto chic. She was British, no? Era anche sexy, allora le ragazze sexy erano rarissime, perché era prima del 68, no? Il macchettone. Era anche sexy, era molto international, no? Io ero molto provinciale, i suoi genitori avevano a casa 5 quadri di Bernard Buffet, voi non vi ricordate neanche chi è una sorta di Remo Brindisi, Bruno Cantatore, in versione francese, me l'ha fatto con la Ferraglia. Una roba che oggi non la guarda più nessuno, come pochi guardano i quadri di Cantatore. Allora, per un quadro di Bernard Buffet vi davano 100 disegni di Klimt. Oggi per un disegno di Klimt vi danno 100 quadri di Bernard Buffet. Questa è la mutazione che esiste sempre fra il concetto di arte ufficiale e il concetto di arte alternativa. È una meccanica, una macchina dialettica che premia, tra l'altro, per fortuna, gli appassionati, altrimenti sarebbero vincenti solo quelli che si occupano di grande finanza nel mondo dell'arte. Quindi uno spazio di libertà esiste. Le cose delle quali parliamo sono il Bernard Buffet o sono il Gustav Klimt ignoto? È lì la domanda. Ed non è facile la risposta, perché noi viviamo oggi un momento di super arte ufficiale. Cuori di plastica di Jeff Koons vengono venduti per 15 milioni di dollari delle cifre, cioè uno si rifà 20 immobili. La passione per l'ufficialità esiste ovunque, cioè noi corriamo in un mondo di ufficialità e stiamo però attratti, perché ci attrae l'idea di essere nella onda della storia successiva, siamo attratti a capire se esiste ancora l'alternativa. Allora, in questo campo tentare di definire cosa sia il graffitismo non è facile, se è già arte ufficiale o se è ancora arte alternativa. Tendenzialmente, avendo visto il primo insorgio, sono stato newyorkese negli anni 70,
ho visto il primo insorgere allora su Railroads, perché erano i ragazzi alternativi di Brooklyn, erano alcuni quelli di Queens ancora più disperati che salivano su ste robe con il rischio della pelle mentre trovava il treno, faceva una baraccata. E poi ho conosciuto abbastanza vicino A1, tutti quelli lì, anche Keith Haring all'inizio dei suoi giochi, e allora sembravano molto alternativi, però il mercato ha subito capito che era carne da cannone e ne ha fatto soldi. Quindi il tema rimane aperto, cioè qual è la collocazione storica che noi possiamo dare a queste opere? Prima domanda. Io vi lascio solo delle domande da riflessione, perché il mio intervento oggi è, io oggi faccio l'antropologo gesuita, quello che espone tesi, antitesi con la stessa passionalità, perché vi lascio il dubbio del trovare una risposta, lo lascio soprattutto a loro, perché loro hanno voluto giocare e adesso gli tocca, come dico la Roma, cioè hanno aperto la macchina, anche il Mario Botta che è bravissimo, gli tocca, hanno mangiato, c'è una sfida e devono trovare una strada. Penso che sia possibile trovare una strada, ma non è facilissima. Prima considerazione è questa, cioè è opera d'arte o è opera d'arte in quanto lei mi chiama come tale? Che è la cosa importante. Se voi andate a vedere gli strappi al piano di sopra, posso garantirvi che sono elegantissimi, hanno un gusto formidabile, sono pronti ad essere collocati in un luogo elegante. Ma li hanno fatti i graffitisti o li hanno fatti la combinazione fra graffitisti, volontà di strappo, intervento del restauratore e incorniciamento? Domanda interessante, perché in questa sala ci sono alcune opere più belle di quelle di Antoni Tàpies, il grande pittore spagnolo, che sono gli strappi di lacerti di decorazioni parietali romane, che se li vedessimo come lacerti di decorazioni parietali sono solo lacerti. Una volta che li abbiamo incorniciati diventano un'opera d'arte. Se io vi raccontassi che il numero 3 è stato fatto da Antoni Tàpies nel 1954, potessi provarlo, avrebbe un valore di circa $1,500,000. Allora, l'opera d'arte è opera d'arte quando? Quando la indichiamo come tale, cioè è nel momento nel quale lui la strappa e nel momento nel quale gli mettete la cornice intorno che diventa un'opera d'arte. Se poi avete la buona fortuna di prendere quegli edifici disperati, ridargli stile e classe, restaurarli e reinserire dentro il materiale preesistente e riordinato, diventa il tutto un'operazione di un'eleganza assoluta che avrà il consenso trasversale di tutti. Questo è ciò che state facendo, ma quello che state facendo quindi è un'opera dove il graffito originario non è che un pezzo di materia prima che utilizzate per elaborare un linguaggio successivo più articolato ancora. La domanda è, ma l'opera iniziale è un'opera d'arte in sé? Io non sono in grado di rispondere, perché non ho mai capito cos'è un'opera d'arte, a dire la verità. E non ho mai trovato nessuno in grado di spiegarmela. Cioè, nessuno me l'ha mai spiegato. L'opera d'arte, E per il greco faceva delle opere fantastiche, ma sapeva benissimo che non faceva opere d'arte. Cioè faceva una cosa che adesso non voglio occuparmi di filologia, se no dopo riesco tutti la sala con la scatole da medio, però operando questa roba qua, Augier ha scritto, il filosofo francese, un testo bellissimo su questo argomento, lui dice la gestualità greca è un incrocio fra tecne, il sapere fare, ma da tecne vai a tecnica, la tecne del microfono è sapere esattamente come funziona, cioè per tutta l'idea complessiva del microfono, e poesis, ma la poesis per il greco non è la poesia, è la pulsione delle viscere che porta nella vita. In questo incrocio fra poesia e tecne nasce nel concetto greco quella cosa che loro non chiamavano opera d'arte, che noi successivamente abbiamo chiamato così. E devo dire che se applico questa definizione anche al graffitaro, rientra perfettamente nella definizione greca antica dell'opera d'arte. C'è poesia, c'è la pulsione e c'è la capacità di farlo. E dice, beh, però poi l'opera nel frattempo ha assunto un altro valore, assume un valore sociale. Assume un valore sociale e la graffitatura delle pareti una serie di significati complicatissimi. Se pensate che in realtà io ho una certa repulsione per le grandi opere di affresco moderno, ho una passione assoluta per Giotto e i suoi seguaci,
ho una certa repulsione per le grandi opere, per i murales moderni, perché piacevano soprattutto ai dittatori messicani, al Marcello di Predato, a Giuseppe Stalin. Siccome io appartengo a un mondo che da quelli lì ha preso più che altro delle batoste, io sono un grande sostenitore dell'acquarello messo in un passaporto perfetto e depositato in una banca svizzera. Cioè, se devo scegliere fra Paul Klee e Orozco, non c'è dubbio, scelgo Paul Klee in quanto Paul Klee è democratico, in quanto c'è la banca dietro, c'è anche i sigari e la cioccolata, tutta roba che non c'è dall'altro lato. Quindi sono scelte etiche bizzarrissime, però è bello parlarne, perché è interessante parlarne. Allora, possiamo aprire un capitolo fantastico di confusione semantica, che fa sempre bene alla salute, cioè qui buttiamo tutto in una grande, in un grande calderone e cominciamo a ragionarci sopra. Allora, mi chiedo come mai il graffitismo sia diventato arte solo in due paesi al mondo. Uno, in America. In Germania non è considerata tale, è assolutamente represso, in Francia non lo tollerano, in America, perché in America c'è quella monetina verde, se avete conosciuta, no? Che c'è scritto sotto In God We Trust, noi crediamo in Dio e hanno quella monetina verde. In America tutto ciò che fa moneta è divino per definizione, quindi non è importante, non si discute se sia arte o meno, si discute solo what is a turnover, no? Qual è il giro d'affari che genera. Questa è la visione americana. E l'altro paese dove ha avuto successo è l'Italia. In Italia potrebbe aver avuto successo perché siamo allocchi, perché siamo vittime da sempre degli americani, è probabile, oppure per un motivo più interessante di quello che mi voglio occupare. Noi per un lungo periodo abbiamo reputato che l'arte fosse una cosa necessariamente legata alla parete. È un lunghissimo periodo della nostra storia, mentre i popoli del nord Europa giravano dalla corte all'altra, da un castellotto all'altro, e se lo riarredavano ogni volta che si fermavano, e per quello che facevano gli arazzi, appendevano, poi li mettevano sui carri e andavano ad abitare l'altro castello. E avevano l'unica vera opera d'arte che possedevano, era il codice miniato, perché quella era la cosmogonia estetica completa nella quale si ritrovavano. A tal punto che la prima pittura stabile, quella dei fratelli Van Eyck, nasce proprio dalla tradizione dei codici miniati, cioè l'agnello mistico di Go è un codice miniato reso molto grande. L'opposto di noi, noi siamo partiti dalle pareti, avevamo le pareti della Roma antica, che le conoscevamo ancora, le erano riscoperte i ragazzi del 200 quando scendevano col cavallino a Roma, le ha esaltate Giotto, noi siamo gli uomini delle pareti. Quando vediamo una parete stiamo bene, anche se la fa un graffitaro. Cioè l'idea che sia parete ci rassicura antropologicamente, questo è interessante. E siccome anche chi fa i graffiti appartiene alla stessa mescla culturale, anche loro quando li fanno non fanno un graffito come lo fa uno del Bronx mentre passa il treno, ma ognuno di loro senza sapere, noi consapevolmente è Giotto. Cioè questo è interessante, da un punto di vista antropologico è bizzarro. E questo riporta a che cosa? Li ho guardati, li ho seguiti da Milano, mi sono occupato come amministratore pubblico per anni, che alla fine lo fanno con rispetto. È una roba stranissima. Io mi sono trovato ad occuparmi anche di fenomeni di teatro improvvisato, di pizzerie, no? E una delle più acute che avevo messo in piedi era con uno dei più grandi provocatori della teatralità nord europea, che aveva fatto venire per una serie di eventi di piazza da shock. Aveva inventato gli eventi di piazza, era troppo interessante, non posso evitare di raccontarlo, in cui faceva una cosa e diceva: voglio colpire l'animo degli italiani. Andavo con una grande festa a San Siro, lui arrivava a piena estate, quando tutti sono vestiti leggeri, col cappotto e con un vestito di lana, quindi sudando, che è una cosa che mette a disagio chi lo guarda. Dopodiché prendeva un cocomero, lo metteva su un'incudine e con un martello spaccava il cocomero. Generava questo uomo sudato che spaccava il cocomero mentre tutti gli altri l'avrebbero voluto mangiare, cioè il cocomero noi lo rispettiamo,
un senso di disagio assoluto, cioè era potentissima comunicazione shock. Questo fa parte di una, è uno dei linguaggi che noi abbiamo inventato oggi per la comunicazione, quella shock, è l'opposto di quella giottesca. Quello che stanno facendo loro non è quella roba lì della comunicazione shock, loro comunque percorrono una strada di riestetizzazione, questo è interessante, cioè loro guardano le aree degradate e dicono, ma sapete che cosa? Io la vedo un po' meglio, la vorrei migliorare, perché ci sono due comportamenti paralleli, uno è quello proprio di riscatto, vado lì, tento di ridargli vita, e l'altro è quello di affermazione, che l'altro è quello che io riporto più vicino alla naturale inclinazione che hanno i cani maschi a lasciare un segno sui pali, no? E l'alzata di gamba. Sono due percorsi diversi. Il tagger sale sul ponte nuovo, al rischio della sua vita si lascia pendere con una corda e scrive Giosuè. Torna a casa felice di aver imprattato. Io lo meglio, capisco la sua patologia, ne condivido la pulsione estetica e esistenziale, lo definisco un coglione. Il graffitaro del linguaggio internazionale che va a recuperare l'ipotesi estetica del muro mi interessa molto di più, anche se non voglio cadere nella trappola, perché non voglio cadere nella trappola dove l'antico impianto elegante d'archeologia industriale con la ciminiera, con il luogo dove lavoravano gli operai, con l'apertura per andare giù nelle cantine, con le rotaie esterne, con la ruggine, con il cemento, venga riestetizzato, perché voglio quella memoria lì. Allora, voi mi trovate una situazione molto intrigante e molto stimolante. Recepite da parte di un lavoro di graffitari italiani che sono in realtà non allievi di A1, ma tardi emuli di Giotto. Loro stessi non lo sanno, ma gli tocca essere così, perché parla italiano, non parla... Io li ricomendevo questi graffitari italiani che fingendo di essere newyorkesi, li parlavano in inglese, non mi capivano, detto, non potesse essere newyorkesi, la prima cosa che deforma un essere umano è la lingua propria, cioè, poi dicevo cosa facciamo oggi, mangiamo prime ribs, no? Dalle prime ribs si preferivano molte volte la pasta al forno, allora, ognuno ha le sue scelte, non è anche corretto che sia così, quindi c'è una linea di comportamento che è linguistica. Questa linea di comportamento dà un risultato formale, questo risultato formale, grazie a lui e a voi Fondazione, è stato riestetizzato con il meccanismo dello strappo. Il risultato è incredibile. Posso dire la verità, da un punto di vista meramente di fruizione estetica snobistica, la peggiore o la migliore, non lo so, io sono sempre stato un fautore della fruizione snobistica delle cose, perché ha un suo valore, ma è molto meglio quello che ho visto sopra di quando guardo A1 sul mercato americano, perché alla fine non c'è niente da fare, gli italiani parlano italiano, cioè li tocca, è la loro malattia, è una malattia positiva formidabile, cioè, e l'opera non è, non mutate la testa, non è vostra l'opera, l'opera è un'opera collettiva, questo è interessante. È un'opera in cui c'è la parte loro che è stata applicata sulle pareti, c'è la parte sua che è stata quella di decidere come tagliare lo strappo. Io mi ricordo come lavorava De Chirico, di Chirico, quando io quei quadretti piccoli, perché ero molto legato a lui, erano dipinti su tele molto più grandi, e poi a un certo punto lui ritagliava una parte della tela più grande, quindi quello che lui fa è un'operazione De Chirichiana sul lavoro loro. Tutto questo avviene poi attraverso un meccanismo finale che è lo spostamento, e passerà forse Milo Agora attraverso il ricollocamento del Barrio Botta. Alla fine di questo percorso complessivo avrete ripetuto una parte del linguaggio storico del nostro d'ugetto decorativo e parietale, e siccome sarete stati antropologicamente corretti siete anche esteticamente validi.